situazione in Svizzera significa muslim, ma non soltanto in Svizzera, perché poi tutto si è diffuso ovunque nel mondo, pieno di energia, fa bene a tutto, è anche buono. Qui lo decorano in modo, come dire, insomma, molto scenografico, molto, molto bello, molto appetitoso. Il tutto nasce dall'intuizione di un medico svizzero che ha messo insieme tutta una serie di possibilità che poi sono diventate non soltanto una cosa che fa bene alla salute, ma anche che, come dire, piace alla gola, e dunque si è diffuso. Ma la storia è davvero curiosa. Il muesli nasce intorno agli anni 20 del 1900 su intuizione del dottor Maximilian Oskar Birker-Benner. Lo proponeva come cena leggera e facilmente digeribile a base di mele grattugiate e fiocchi d'avena. Diventa popolare negli anni 50 e il mercato ne approfitta sostituendo ai fiocchi d'avena i cereali di produzione industriale, incoraggiandone il consumo al mattino invece che alla sera per la quantità di energie che il prodotto può fornire. Oggi è considerato un functional food, cioè un alimento che viene arricchito con ingredienti aggiuntivi e che avrebbe effetti positivi sulla salute. In un certo senso politico potremmo dire di essere al centro del mondo. Questa è Piazza delle Nazioni Unite e Ginevra, come sapete, è sede di tutta una serie di organizzazioni internazionali. Lì c'è il Palazzo dell'ONU, che venne costruito in realtà negli anni 30 e fu la prima sede della Società delle Nazioni e poi è stato appunto preso dall'ONU, dalle Nazioni Unite. Ci sono altri edifici di organizzazione internazionale per la proprietà intellettuale, per le telecomunicazioni, un po' più giù c'è la sede dell'organizzazione che si occupa dei rifugiati, l'UNHCR. Qui vedete la Broken Chair, la sedia rotta, una sedia opera di un architetto svizzero che vuole simboleggiare la perdita di una gamba, e cioè è dedicato a tutte le vittime di guerra, contro le mine antiuomo, eccetera. Venne costruita nel 97, doveva restare 3 mesi, non l'hanno più spostata, sta qui appunto ormai da 25 anni e passa. Altre particolarità, le bandiere che accompagnano l'ingresso al Palazzo delle Nazioni Unite vengono spostate e cambiate una volta alla settimana, questo per non favorire nessuno, in modo da dare per le prime bandiere rappresentanza a tutti i paesi, ognuno poi occuperà le varie posizioni. Infine, altra particolarità, ci sono dei getti d'acqua che vengono regolarmente avviati e sono 84. Perché 84? Visto che i paesi del mondo sono assolutamente più numerosi. 84 perché 12 sono i mesi dell'anno, 7 sono i giorni della settimana, 7 per 12 fa 84, e quindi questo sta a simboleggiare che l'ONU, le Nazioni Unite, le organizzazioni internazionali lavorano sempre, lavorano, forse è bene anche dirlo, con funzionari che a Ginevra hanno una tappa fondamentale della loro carriera, non soltanto per l'importanza ma anche per le retribuzioni che sono altrettanto importanti. Ginevra è ricca di spazi verdi, è una città che segue e incoraggia sostenibilità e rispetto della natura. Dal Palazzo delle Nazioni Unite, una breve e piacevole passeggiata attraverso il parco, dove si trova anche il Museo dell'Ariana, terrecotte e porcellana, che si può anche trascurare, mentre sono davvero spettacolari alcune piante, in particolar modo quelle orientali. Yes.
Ciascuno è responsabile di tutto di fronte a tutti, scriveva Dostoevskij. Questo è un po' il motto, il senso della Croce Rossa. Qui siamo nel Museo della Croce Rossa a Ginevra, un museo molto bello, molto toccante, dove si racconta l'opera di questa organizzazione che agisce laddove c'è bisogno, per le atrocità commesse dall'uomo, per le calamità naturali, insomma dove c'è una situazione che ha bisogno di aiuto, la Croce Rossa c'è. C'è sotto tutte le fedi, sotto tutte le bandiere, ecco perché in questo atrio realizzato in un modo particolare, vedete che c'è del cemento grezzo a terra, proprio a significare una situazione di non conforto, una situazione non facile, è coperto da drappi con la Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa, che sono le due, diciamo, le due bandiere per chi è cattolico e per chi è cristiano e per chi è invece islam. È la Croce Rossa, i drappi, che copre ogni bisogno e fa anche ombra quando qui c'è la fila per entrare. Un museo toccante, dicevamo, un museo importante che racconta la storia di un'organizzazione che è tra le più conosciute, le più amate, le più fondamentali, quelle di cui sempre, alla quale sempre ci si affida. Baby, I've been waiting. I've been waiting night and day. I didn't see the time. I waited half my life away. There were lots of invitations. I know you sent me some. But I was waiting for the miracle, for the miracle to come. I know you really love me. Ci sono documenti che emozionano particolarmente, questo è uno di quelli, sono le foto di 400 bambini, ricorderete la guerra tra Tutsi e Hutu in Ruanda, un massacro veramente senza senso. Questi 400 bambini che vedete hanno un numero, perché non avevano un nome, non si sapeva chi fossero, dove venissero, chi fossero i genitori. La Croce Rossa, tra i tanti meriti, ha avuto anche quello di riunirli alle loro famiglie in molti casi, il 95% hanno trovato una sistemazione, oppure di riunirli in quelli che in Africa sono considerati una specie di famiglia, cioè i vicini, quelli che abitavano con loro, insomma sono stati sistemati. Vedere questi volti è veramente una cosa, insomma, che scatena un enorme dolore. I know it must have hurt you. It must have hurt your pride. To have to stand beneath my window with your bugle and your drum. Siamo con Maria Grazia, che è una guida italiana, peraltro, al Museo della Croce Rossa, un museo che si fonda molto sul concetto di dignità, no? Il rispetto della persona, il rispetto della Convenzione di Ginevra, il cercare di riunire le famiglie. E questo pannello qui mostra come il fare qualcosa, sia da soli che poi insieme ad altri, può cambiare davvero le cose. E allora, se la mia mano tocca il pannello, ecco che cambia un colore. Se ci metto anche l'altra mano, cambia ancora. Se Maria Grazia ci mette la sua, diventa un vortice. Quindi è l'impegno di più di una persona che può davvero cambiare le cose. When you're waiting for me. Thank you.
Iniziamo parlando della destinazione di Ginevra, una destinazione molto safe e sicura. Perché è sicura? Ginevra è la sede delle Nazioni Unite, del WHO, e accoglie tutti i tipi di mercati. Il mercato leisure, grazie alle montagne d'inverno e al lago e al bel tempo d'estate, il mercato MICE di Meeting and Events con grosse convention come il Salone dell'Auto, come Watches and Wonders. Abbiamo la fortuna di avere una posizione geografica privilegiata, siamo situati sulle sponde del lago Le Mans, il lago di Ginevra. L'hotel ha una forte storia al suo passato, in quanto era la sede del Casinò Centrale di Ginevra e tutte le nostre terrazze erano dei luoghi pubblici molto frequentate dal popolo ginevrino. L'hotel è il più grande 5 stelle di Svizzera con 412 camere, diverse categorie di entrata, diverse categorie di suite, fino a una delle la nostra signature suite, la Geneva Suite, che è una delle suite più grandi d'Europa. When I wake up, well, I know I'm gonna be... Qui dovremmo aprire un dibattito, perché siamo su questo mezzo che è nei fatti un tuk-tuk un po' più comodo. I tuk-tuk, ricorderete, sono i mezzi di trasporto thailandesi a Bangkok. E non sono né così ampi, né così puliti, né così silenziosi. Allora, questa è la versione svizzera del tuk-tuk di Bangkok, e se non sentite lo scoppiettio, il ruggire del motore, è perché questo tuk-tuk ha il motore elettrico. Allora, meglio così o meglio colà? Quello inquina, questo no. Quello fa rumore e compagnia, questo è assolutamente silenzioso. Due modi di concepire la vita, in fondo. Chi guida? Guida un giovane algerino che è ormai naturalizzato quasi svizzero, e questa dimostrazione di una città che è accogliente e assolutamente internazionale. Ginevra, se verrete ve ne accorgerete, ha davvero un respiro cosmopolita ed è una cosa che fa estremo piacere, fa davvero sentire cittadini del mondo. Adesso ci avventuriamo col tuk-tuk e vediamo se guidano meglio gli... come dire, i fantasiosi bangkokiani, oppure i severi e ligi rispettosi delle regole svizzeri. Quello che va sottolineato è la liberalità, la semplicità con cui la Svizzera autorizza delle cose che da noi sarebbero impensabili. Vedete questo tuk-tuk, lo spazio non è enorme, però qui si può mettere il fornello per la fondue, mettere il piatto, le bevande, anche mangiare così in mezzo alla campagna diventa una cosa piacevole, tra i vigneti anche. Pensate un attimo se da noi in Italia si potesse mai riuscire a fare una cosa di questo tipo. 40 autorizzazioni, 300 cose di sicurezza, 4.000 tasse, la polizia che ti insegue, i vigili del fuoco che ti scortano, la finanza che ti sequestra tutto. Ecco, insomma, con semplicità e con un minimo di rispetto delle regole e soprattutto un po' di buonsenso si riesce a far tutto. Diventa una piccola attrazione, la gente si diverte e ha dei buoni ricordi. Ginevra è sullo sfondo a una decina, quindicina di minuti di macchina da qui. Siamo a Pessy Satigny, una zona vinicola. Allora, la produzione del vino non ha una storia lunghissima in Svizzera, ma adesso è diventato un
Un affare importante e la produzione è di qualità, ci sono tanti vini bianchi, rossi, insomma vengono prodotti e sono anche molto apprezzati sul mercato. Hanno imparato pure loro, gli svizzeri, a fare il vino. Da qui appunto si vede Ginevra sullo sfondo, si vedono anche le costruzioni del CERN. Il CERN è il centro di ricerca nucleare. Insomma, completamente un altro mondo, però vedete in Svizzera come in poco spazio si concentrino tante attività così diverse da loro e così tutte molto interessanti. Microclima propizio, la protezione delle Alpi, terreni adatti, favoriscono le coltivazioni della vite e il vino svizzero ha acquisito in breve tempo credito e qualità, in particolare nella zona di Ginevra. Ristorante di campagna è diventato un punto di ritrovo per pasti di qualità, la tranquillità e i prezzi più bassi rispetto alla città. Si chiama Caffè de Penè e si raggiunge in pochi minuti dal centro di Ginevra. Fiumi, i protagonisti qui sono il Rodano con le acque più blu e l'Arvo con le acque un pochino più verdognole. Ora si ripropone anche qua, in misura un pochino più piccola, quello che accade nel Rio delle Amazzoni, tra il Rio delle Amazzoni e il Rio Negro. Lì il mescolio, il ribollire delle acque è un pochino più violento, tutto è più ampio, ma anche qui è molto spettacolare. Le acque blu del Rodano sono più pure perché esce dal lago di Ginevra ed è acqua insomma appunto pura, trasparente, abbiamo visto nel lago come è davvero bella, limpida. L'altra è invece, non che sia sporca, attenzione, meno pulita. Hanno costruito questo ponte per collegare con la ferrovia le varie linee, ma è anche un attraversamento dove si viene appunto a vedere questo divertente, interessante, curioso spettacolo. Addirittura quando i livelli di acqua sono un pochettino più bassi, c'è una passerella che delimita questi due fiumi, ma sulla quale poi si può anche passare con una ardimentosa passeggiata.